Cosa vuol dire tendere una mano a dei fratelli bisognosi che vivono dall'altra parte del mondo e che aspettano questo aiuto? Ma significa sicuramente che è un dono che ti viene dall'alto. Esprimerlo in questo modo è sicuramente una gratitudine che tu hai dentro e che comunque si può esprimere anche in altra maniera, perché per noi sicuramente l'essere missionario è aiutare sicuramente questi bambini bisognosi, ma il gesto della missione per noi è ovunque. Nelle nostre famiglie, nei nostri anziani più vicini, nei nostri amici, in tutto. La forza del gruppo, risulta determinante a volte per raggiungere degli obiettivi o semplicemente, per regalare un sorriso, ma si sa quando si regala qualcosa in realtà quello che torna è moltiplicato. Chiaramente il gruppo è coeso e forte. E soprattutto il nostro parroco ci guida, no? Attraverso gli incontri ogni lunedì. Noi diciamo che siamo in un momento veramente di formazione continua, perché la catechesi è indispensabile. Noi non doniamo cose, diciamo, perché le cose si esauriscono. Noi doniamo l'amore. Oggi è la Domenica della Carità ed è per noi un privilegio poter dire oggi noi possiamo fare qualcosa di concreto. E il nostro messaggio oggi è questo. Di realtà povere ce ne sono ovunque, anche qua. E certamente la nostra parrocchia non chiude gli occhi, però c'è questa realtà che è nata veramente per volontà del Signore, che Ongelese porta avanti veramente con coraggio. C'è questo movimento, Servi dei Poveri del Terzo Mondo, che va sostenuto con le preghiere, ma anche con l'aiuto concreto. E questo è un invito che noi oggi rivolgiamo a tutti i gelesi. Chiunque volesse contribuire, a chi deve rivolgersi, cosa può fare concretamente? Allora, può rivolgersi qua alla parrocchia direttamente al parroco, oppure ogni prima domenica del mese fuori qua su Sagrato ci sono due del gruppo, due o tre del gruppo con un banchetto che raccolgono i soldi anche delle adozioni a distanza. Anzi, colgo l'occasione per ricordare, per porgere questo invito. Chi volesse aderire, non c'è, come dire, un limite o un obbligo, può anche iniziare. Sono 26 euro al mese e servono per dare, come dire, un futuro a dei bambini che veramente vivono condizioni disumane, perché attraverso le fotografie che arrivano si può veramente toccare con mano questa povertà.